Allora, buongiorno. Un minuto non istituzionale prima della parte istituzionale. Veramente è una cosa troppo intima stamattina. Quanti siete? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Neanche una classe di liceo. Una classe di liceo del tempo dei giorni di coppola. Scoccherà. Ovviamente gli altri. Vi dico solo una cosa. Due novità hanno colto la mia attenzione. Una si chiama Raspberry Pi, che me l'hanno segnalato i miei BADM staff. Vediamo se lo riusciamo a trovare. Raspberry Pi. Pi scritto come pi greco, non come ovviamente il gioco di parole con la torta. Ecco, stanno disegnando questo, dicono che sarà commercializzato per 15 euro o 25 dollari ed è una macchina con quelle caratteristiche, 700 mega SRAM, 128 mega di RAM, esce 1080 con HDMI, quindi l'attaccato al televisore. E la cosa bella, e qui spero si veda un po' la... No, non si vede tanto. Il computer in tutto è grande come... Eccolo qua sotto, quindi devo andare più giù se ce la fa. Ecco, considerate che quella di destra l'ha preso USB, quindi quella è la grandezza. Il computer grande, un grosso dangle di USB e lì ci sta tutto. E è curioso anche perché hanno fatto questo. Non sarà già lui. Dai, era per far vedere la size, la grandezza. No, deve ancora uscire. Ma è curioso il motivo per cui hanno pensato di fare questo tipo di strumento. L'idea. Sto parlando di Raspberry Pi, un progetto, e dicono che è in fase di realizzazione, per 15 dollari, 25, per 15 euro, 25 dollari, nel tipo del giorno, danno quel computer che ha su 700 MHz, 128 MHz, il kit a video HDMI a 1080 Hz, per scaricare il video, poco è possibile mettere o una tastiera o un'app. L'unica cosa che manca è per avere la macchina in solo un'interfaccia di rete, però si attacca all'USB, oppure qualcuno dice che metterà a moto un wifi, magari con un piccolo aggiunto. Ma vi dicevo, il motivo non è tanto una macchinetta di questo tipo, perché hanno fatto? L'idea è che gli studenti di scuola non hanno più una macchina con cui giocare, perché il tipico perde al computer e si scappa la piuma e poi non si può mettere le mani e si sa che cosa accade. Invece avere una macchina da 15 dollari, da 15 euro, praticamente costa come un videogioco, ma non la console, il gioco. E quindi si può... Si può abusare a tutto piacimento di questa architettura per fare esperimenti. Sembra che sia un'iniziativa europea. Comunque, guardate, è una delle cose alle quali starò attento per vedere che cosa sta succedendo insieme a quell'altro. Ce ne abbiamo parlato il Mort Slate, no? Quella fare, ne abbiamo parlato in aula del Mort Slate.
No? È un'altra bella architettura? Pensavo di sì. Not Slate. Anche questo basato su software libero, questa dovrebbe uscire fra poco tempo, dicono che la rilasceranno a giugno, ed è una tavoletta A4 monocromatica ink, e questa sarà fuori per $99. Serve per prendere appunti come ebook reader. Dicono che è basata su kernel Linux e rilasceranno tutto come software libero. Il mio sogno è di farci la borsa di casa dove mettere, ricordati di prendere l'avviso firmato domani per andare a scuola e queste cose tipiche della famiglia, oggi non torno a pranzo. Anche questo, sì, $99 non è tra l'altro la cosa bella è che consuma pochissimo di energia, perché i paper, di ink, come la volete chiamare, è una tecnologia che conserva l'ultima cosa visualizzata senza richiedere energia quando viene staccato corrente. Tanto che ci sono ditte che stanno propongono anche, ancora i prezzi sono leggermente alti, ma presto arriveranno, di fare i display da soli. Uno dice, cosa ce ne fai da display da soli? Con un attacco per pilotarli. Per esempio i cartellini dei prezzi ai supermercati. Quindi c'è solo il display, arrivano, li mettono in prezzo del giorno, poi staccano il programmatore del display e quello continua a visualizzare il prezzo, no? Questa è un'altra cosa. E poi invece la cosa che più mi incuriosisce è Bitcoin. Qualcuno ha mai letto di Bitcoin? È una cosa che mi incuriosisce, sono molto dubbioso al proposito, ed è, sono due giorni che sto discutendo con amici e parenti matematici su questo. Peer-to-peer virtual currency. Cioè l'idea è di creare una valuta. E infatti esistono già anche sistemi di cambio dove uno può arrivare con gli euro e tirare fuori i bitcoin, ma è certificato peer-to-peer, quindi non esiste banca centrale. E l'hanno fatto in maniera che anche la valuta stessa venga creata dagli utenti. Come fanno a creare questa valuta? La creano con dei procedimenti crittografici. Ci vuole un sacco di potenza di calcolo per calcolare una, per avere la possibilità di trovare una combinazione che ha un bitcoin. E quindi quelli che fanno questo di mestiere, di cercare di fare convergere per tentativi un algoritmo per trovare un nuovo bitcoin, vengono chiamati i minatori, come quelli che trovavano l'oro. Ok? E poi una volta che l'avete trovato, e adesso siccome è difficile, ci sono delle cordate di persone che decidono, mettiamo insieme le nostre capacità di calcolo, poi quando troviamo un bitcoin lo separiamo. Tra l'altro è stato fatto in maniera che la quantità di bitcoin in circolazione nel tempo sia asintotica, quindi non si superi mai i 20, non mi ricordo più se milioni o miliardi, ma poco importa, cioè un tetto massimo. E questo dovrebbe garantire dall'inflazione della moneta. Io ho presentato alcuni problemi, perché è interessante come progetto. Come facciamo la certificazione? Abbiamo parlato di autenticazione peer-to-peer, la gente che va con
ha il sign party, cioè va con la propria passaporto, la propria chiave, a farsi firmare la chiave. Ve l'ho detto, la mia l'ha firmata anche Rachel Starman in persona, però non ho mai avuto tempo di pubblicare la mia firma con la firma sopra di Rachel Starman. Come si fa questo con l'identità? Farlo con la moneta. I miei dubbi sono, poi non vi tengo più con questa cosa, però guardate, è interessante, uno potrebbe anche provare a vedere. Io attualmente non andrei a cambiare tutti i miei risparmi in Bitcoin ancora, però investire un po' di potenza di calcolo per vedere come funziona il meccanismo, magari lo farei per vedere. Tanto al massimo ho consumato un po' di energia elettrica per far funzionare il processore, non è che mi costi più di tanto, e intanto vedo come funziona il gioco. I miei dubbi sono, questo meccanismo è, quali attacchi può avere? Intanto l'attacco denial of service si riesce a fare, perché per garantire, in fondo una valuta che cosa deve avere? Due caratteristiche, dicono. La prima è quella che non deve essere possibile inventarsi dei, se non per questo principio, non deve essere facile falsificare la moneta. E seconda cosa, la moneta, che è un file, non deve essere spesa due volte. Quindi una volta che avete ceduto questa moneta, chi la riceve fa un'operazione per cui la moneta è la sua. Se voi provate a prendere questa moneta e darla anche a un altro, stessa cosa del guaio. Per evitare questo problema fanno dei meccanismi di votazione, e quindi quelli che partecipano al gioco fanno una votazione, ogni tanto fanno dei specie di checkpoint distribuiti in modo da garantire la nuova versione. Proprio perché fanno queste votazioni, se per caso ci fosse un partizionamento dell'internet, che ne so, le linee transoceaniche vengono bloccate magari ad arte, solo il lato dove c'è la maggioranza dei nodi continua a funzionare, quell'altro no. Se invece riuscissero a far arrivare l'internet in tre, si blocca tutto, perché da nessuna parte c'è la maggioranza. Poniamo tre parti uguali. E l'altra cosa che ancora non mi convince è se qualcuno con sufficiente potenza di calcolo, sufficiente numero di indirizzi FI per fare il gioco, possa aggirare, cioè fare quella che si chiama in economia un uopo stile, cioè prende il meccanismo, perché ho sufficiente potenza di fuoco per mettere io la maggioranza dei nodi e quindi faccio quello che voglio. Ancora non è che le cose si capiscono in maniera binaria 0-1, sto tentando di capire come funziona, però mi incuriosisce perché è una novità. Va bene, un'altra cosa che ho fatto è progettare un induttanzimetro, ma questo non mi interessa. Misura delle induttanze. Ok. E ovviamente fatto che lo farò con un attimo a arrivare io. Ho selezione di esercizi. Avete un esercizio? Prendo io una lista. Io volevo chiederle riguardo degli esercizi, anche se sono recenti questi esercizi. Recenti o antichi? No, nel senso che potrebbero essere già stati chiedo ai suoi colleghi. A me non interessa anche rifare la soluzione degli esercizi, però magari il tempo si sfrutta meglio. Facciamo una votazione come per il Bitcoin. Volevo chiarire se riguardava l'esercizio 3 del 13 gennaio 2010, dove ci sono la classica
l'equivalenza a te stessa. Gennaio 2010, qua lo becco. Ah, tengo a specificare che in questa stagione io sono più arginito di voi, perché voi che dovete fare il compito fate esercizi, io no. Quindi, vediamo. Ah, veleno. Ah, ok, questo dovrei cosarmi così fa. Nel primo esercizio non ho capito la notazione del primo punto. Il terzo non ho idea di come svolge, per il secondo non ho capito le possibilità. Ok, allora questo a chi va di svolgere questo esercizio? Alzi la mano. A chi vuole svolgere questo esercizio? Chi non lo vuole svolgere? Ok, gli altri si capiscono sulla maggioranza. Non fate questo nelle lezioni, avete un diritto di voto che tanti hanno faticato per darvi, usate, poi votate quello che volete, ma l'astensione è brutta, veramente. Allora, chi mi dice che cosa significa la votazione? Leggete lo schermo, sì. Sì. Provi, dai. Generato un ordinario random. Sì. Per tutte le funzioni. Per tutte e tre, sia per A che per B che per C. No. Provi lei? Allora, è una funzione che il codice controllo di un'unità viene eseguita automaticamente. E quindi prima è generato un numero random e viene controllato se questo è uguale a 0. Se è uguale a 0, allora si effettua A uguale a B e B uguale a C. Altrimenti si fa C uguale a B e B uguale a A. Ha semplicemente invertito 0 con 1, perché quello è condizionale di C. Nel linguaggio C esiste quella notazione. Se lei scrive forse questo è il problema, che non conoscete abbastanza. Sì. Se io scrivo A maggiore di 10, punto interrogativo, A per 2, 2 punti, A per 2, B uguale, questo significa se A maggiore di 10, allora faccio A per 2. Se A è minore o uguale a 10, faccio A più 2, ok? Quindi quello tira una moneta. Se la moneta gli dice 1, diciamo testa, fa A uguale B più uguale C, cioè uguale inteso come assegnamento. Altrimenti fa C uguale B più uguale A. Quindi questo nel primo caso, se vale 1, fa questo. Se no, fa quello. Quindi fa lo shift a sinistra, ma non di vista, di interi campi, da C a B ad A, e quindi alla fine ci troveremo che B e C valgono la stessa cosa, e A vale quello che prima valeva B. Oppure l'altro modo attorno, the other way around, la cosa opposta. E allora, con questo si fa test set, chi vota per sì, chi vota per no. Come fareste a fare il test set? Qualcuno ha un'idea? Qual è la logica per fare il test set?
tirare fuori il valore di una variabile condivisa fuori dal gioco e poi analizzare se questa variabile condivisa aveva o no un valore che ci identifica la intersection libera o fatta. Cioè, da questo valore che dobbiamo però tirare fuori dal gioco, dobbiamo capire se la critical section era libera oppure fatta. E poi, comunque, in maniera comica, mettere in quella variabile un valore che vuol dire che la critical section è occupata. Quindi, se già era occupata, ribadisco che era occupata, ma poi a bocce ferme leggo, ma beh, era proprio occupata. E invece, se era libera, la metto occupata e dopo a bocce ferme, l'avevo fatto in maniera atomica, dico sì, era mia, perché sono stato io a metterla da libera a occupata. Ok? Ok? Allora in questo caso si fa? Lei vota di no. Lei vota di no? Perché secondo voi non si fa? Perché come facciamo a capire che nei casi successivi ci chiede quando la testa, quando la critical section è occupata, non ci vanno di nuovo a scambiare i valori e quindi poi a ritornare nella critical section libera anche quando era occupata? Per vedere se si riesce a fare bisogna pensare, bisogna se volete risolvere il problema in tre casi diversi, tentare di risolverlo, o forse anche di più, comunque il dato globale può essere memorizzato tramite una o più delle tre variabili, quindi potremmo usare come dato globale A, come dato globale B, come dato globale C, oppure globali A e B, locale C, o viceversa, cioè dobbiamo vedere se c'è una la variabile da usare come globale deve in ogni caso avere il proprio valore modificato. Tra A, B e C vedete una delle tre variabili che in ogni caso ha il suo valore che può essere modificato? B in ogni caso. E il valore di B precedente io non so se andrà a finire in A o andrà a finire in C, però in uno dei due va a finire. Allora, se io usassi B come variabile condivisa, ok, e poniamo per esempio, perché così è comodo, che 0 voglia dire critical section libera e 1 voglia dire occupata, cosa succede se io chiamo questa F senza pedice, F, brutale F? Questa F con la mia variabile globale e due variabili che valgono inizialmente tutte e due 1, che alla fine sicuramente la variabile globale nel mezzo diventa 1. Se inizialmente era 1, tutte e due le variabili locali che ho messo come A e C continueranno a valere 1. Se invece valeva 0, una delle due, non so quale, ma o A o C vale 0. E quindi ce l'ho almeno. Quindi la soluzione di questo è CSF. Thank you.
Se volete C uguale a 0, oppure se volete A uguale C uguale a 0, F A, quindi o l'una o l'altra, se volete usare la funzione atomica anche in uscita o no. Comunque abbiamo detto che l'assegnamento lo consideriamo atomico, e quindi va bene anche la prima. Ho fatto sempre vedere un posto da scrivere. Comunque, parte il primo che arriva ha il C vale 1, però G vale 0, inizialmente questo vale 0. Quindi fa A di C delle due luna, o alla fine, la seconda di quella monetina, o alla fine finisce con 0, 1, 1, o finisce con 1, 1, 0. Comunque, il primo che arriva o A o C vale 0. Quindi A per C vale 0, e quindi vale dritto. Però ha messo G a 1. Arriva il secondo, arriva a questo punto 1, 1, 1 in uscita, sia se la moneta viene tende, sia che venga tolta, esce 1, 1, 1, quindi 1 per 1 fa 1, è diverso da 0, continua a ciclare. E così continua a ciclare finché quello che è la quinta section non fa G uguale a 0, oppure anche 0 fa questo, quindi comunque vada nel metodo che viene 0. Okay, o lo copia da A o lo copia da C, e a quel punto il prossimo, il primo che fa questa F entra, ok? Allora, per quali K è possibile fare quella cosa lì? Return x uguale k per x con k costante reale in maniera atomica, posto che non, oddio, dobbiamo pensare, abbiamo la nostra retta reale. Allora, come si può fare con una funzione del genere a fare test del set? Lì vedete c'è un solo parametro, ma il secondo, se volete, è nascosto, è il valore del ritorno. Abbiamo detto dobbiamo cambiare la variabile globale e tirar fuori dal gioco qualcosa che ha a che fare col valore precedente per capire se prima la critical section era occupata o libera. Ok, allora come si fa a fare questo? Sarà una cosa con double G uguale, chiamiamolo IV, valore iniziale globale, e poi tu L uguale FK di X Y L una certa funzione check di L, e per uscire
uguale, torniamo al valore iniziale, questo è la CS enter, questa è la CS exit. La funzione è fatta in modo del genere, cioè abbiamo una nostra funzione, la nostra funzione, che ci cambia il valore, chiedo scusa, non è x ma è g, ci cambia il valore della variabile globale a partire dal valore iniziale. Se a quel punto il valore di ritorno L ci serve per controllare se la critical section era libera oppure occupata. E poi torniamo al valore iniziale, così il ciclo continua. A questo punto bisogna vedere quali valori di K, cosa succede al variabile di K. Allora, partiamo dalle cose semplici. Se K uguale a 0, cosa succede? Ho sempre bloccato, sempre sbloccato, perché qualsiasi cosa accade, accada, quella restituisce a 0. E quindi, visto che dobbiamo dal valore di ritorno capire se la libera è occupata, non abbiamo modo di capire se la libera è occupata. Ok, quindi il primo caso che escludiamo, per il valore k uguale a 0 non si può fare test and set. Per il valore k uguale a 1, cosa succede? Che mi viene restituito il valore della variabile globale così com'è. Ma viene cambiata la variabile globale? No. E allora vuol dire che è vero che restituisce il valore della variabile globale, se abbiamo assegnato un valore a libero, un valore occupato, possiamo scoprire questo. Ma non variando, se la libera continua a rimanere libera, se l'occupata continua a rimanere occupata. Qualsiasi valore noi pensiamo per IV. Quindi neanche con uno si riesce a fare per il motivo opposto. Poi abbiamo un altro valore un po' particolare, che è meno 1. Cosa succede con meno 1? Cosa fa una cosa da continuare a moltiplicare per meno 1? Cambia di segno. Quindi ponete di avere un valore per dire che la critical section è libera, ho un range di valori per dire che la critical section è libera, un range di valore per dire che la critical section è occupata. Cosa succede se voi applicate questa funzione due volte, cioè fate due volte il ciclo? Che torna al valore dato. E quindi se ora è libera, controllo se è libera due volte, e se torna allo stato precedente. Quindi non abbiamo, vi ricordate che avevamo fatto anche una specie di automa stati finiti, non una specie, la logica è deve cambiare il valore e poi restarci, perché se no se torni indietro la confondiamo con libera quando invece è occupata. Quindi neanche il meno 1. Ora guardiamo tutti gli altri valori, prendiamo per esempio 2, e sarà il campione di tutti i valori maggiori di 1. Cosa fa quella funzione quando k vale per esempio 2? A ogni esecuzione raddoppia il valore. Allora, sì, è vero che se partiamo per esempio da 1, come critical section libera, il primo che fatto la funzione ha come valore di ritorno 2, e a 2 non tornerà più, perché ogni successiva applicazione verrà raddoppiato il valore. Ok? Quindi il secondo prende 4, il terzo 8, 16, 32.
Quindi con due per esempio è possibile. Come sarebbe con due? Du L spaziatore IV uguale 2, quindi 1. L è uguale a F 2 di G while L diverso quindi prima prenderà 2 perché ha appena applicato la duplicazione a 1 tutti gli altri prenderanno valori maggiori ma se invece di prendere 2 prendo 3 funziona lo stesso 1.1.0001 funziona benissimo benissimo tranne un piccolo particolare che questo è un esponenziale quindi funziona però arriverà all'orso molto presto claro. Non importa se mettete è un'illusione quella di dire ma io sono furbo faccio 1.0000001 no l'esponenziale vi frega comunque quindi per tutti i valori per l'intervallo aperto 1 più infinito si realizza ma dove però il problema dell'overflow e se prendesse invece di 2 un mezzo cosa succederebbe? Che il primo da 1 diventa un mezzo il secondo un quarto un ottavo un sedicesimo un trentaduesimo questa volta funziona perché ovviamente potremmo se qui invece di 2 metto 0,5 L diverso oppure per fare più comodo facciamo così partiamo da 2 2 lo consideriamo un valore iniziale libero è ovvio che posso mettere qualsiasi valore lì 200 qua metto 100 l'importante è prendere il valore iniziale moltiplicarlo per questo e questo è il valore che prende prima quindi funziona questa volta potete avere problemi di underflow ma quando arrivate a sapete cos'è l'underflow? No sì. È un valore talmente piccolo per cui non basta più l'esponente negativo e che cosa succede? Viene considerato? È un errore l'underflow? No. No, cioè, o meglio, vi crea degli errori numerici, ma non è un errore, la computazione va avanti, quel valore viene considerato 0. Ma non è un problema, perché 0 è sempre diverso da 1. E quindi non ha neanche problemi di... E adesso c'è l'altra cosa, meno un mezzo. Funziona? Chi vota sì? Chi vota no? Voi votate no? Io invece sì. Perché cosa succede se fate meno un mezzo? Partite da 2. Lo moltiplicate per meno un mezzo, cosa viene? Meno un mezzo. Poi diventa un quarto, meno un ottavo. Quindi converge a zero soltanto da un lato all'altro dell'origine. Ma l'unico che prende meno un mezzo, no, meno uno, in questo caso 2 meno 1, è il primo. Quindi se no mettetegli pure meno un mezzo, poi il valore di ritorno lo considerate un valore assoluto e cominciate a casa precedente. E così anche se prendete meno 2. Funziona anche in questo caso avete l'overflow. L'overflow che può avvenire sia negativo che positivo, ma in valore assoluto questi numeri esplodono. Ok. E sui complessi vi è chiaro qua che praticamente tutti i numeri fra 0 e 1 fanno a
aperti fanno una contrazione dello spazio. Queste sono le trasformazioni vettoriali, è una trasformazione di scala. Alla fine quel K fate, avete uno spazio, lo scalate. Se K è minore di 1 lo scalate, se K è maggiore di 1 lo scalate, ma magnificandolo, come si dice, ingrandendolo, magnificando. E con i complessi? Naturalmente per i reali vale la stessa regola, 1 non serve a niente, 0 no e meno 1 no, cioè non è che avete aggiunto dei numeri più reali cambia. Come prima vi ho detto, possiamo prendere il valore assoluto, nei complessi possiamo prendere il modulo. Se voi moltiplicate nei complessi per un numero, invece di essere sull'asse, per esempio invece di fare meno mezzo, no mezzo, prendete un mezzo più un mezzo lì. Ok? Cosa fa questa moltiplicazione? Questa moltiplicazione ha avuto due effetti. Il modulo viene scalato del modulo di questo numero. E l'angolo viene spostato, viene incrementato dell'angolo di questo. Quindi se questo abbiamo detto un mezzo metro, cos'è la legge di 2 su 2 il modulo? Un mezzo. Ok, per fare il modulo, quindi viene un quarto più un quarto, viene un mezzo sulla legge di 1 sulla legge di 2, che si estende meno come la legge di 2 su 2. Ok, che è minore di 1, quindi è una contrazione, essendo una contrazione in modulo. Non tornerà mai più sul numero che è stato il primo. Come prima, prendete un valore, il primo ve lo porta in un numero, e quindi controllate se è quel numero lì, e quindi se arrivate a quel numero lì, il primo entra da questa sezione della libera. Tutti gli altri lo porteranno a numeri di modulo più piccolo. Ok? E quindi per tutti i valori, considerando il modulo per tutti i valori, il modulo compreso tra 0 e 1, questo si fa. Così come per tutti quelli di modulo da 1 in poi. Quindi tutta questa zona all'interno della circonferenza, cioè della circonferenza unitaria, si fa. Tutta questa zona esterna si fa, fuori c'è sempre l'ovo, il dentro c'è sempre l'anatro. Rimane questo benedetto circonferenza unitaria. Voi sapete che i numeri complessi si possono scrivere come ρ e alla β, avete visto questo? Quindi è il. Questo no, è anche la spiegazione di quello che ho detto prima. Se prendete un numero zeta e lo moltiplicate con quel numero lì, ρ e alla β. Okay. Cosa significa? Che il modulo lo moltiplicate per ρ e l'angolo che viene spostato, perché questa è semplicemente una rotazione. Se il punto ha se K ha modulo unitario, voi avete, è modulo unitario, quindi ρ è 1.
cioè questa è il nostro kappa, cosa fate? Non fate altro che girare, fate una rotazione di angolo theta. Vi ricordate prima che dicevo meno 1 non si può fare perché torna, prima o poi torna sul punto di partenza, quindi applicando più volte ritrovate che la prima sempre ritorna libera, solo perché ritornare ovviamente non si può fare. Questo è tempo uguale al greco. Allora se prendo tempo uguale al greco metti la stessa cosa, non si può fare perché in quattro situazioni torniamo qua. Allora la risposta è esattissima. Sarebbe stato quale si fa? Dentro si fa sulla circonferenza unitaria, si fa per quei punti che hanno angolo che hanno un angolo che ha rapporto con pi greco irrazionale, perché se il rapporto con pi greco irrazionale, una volta che avete fatto, se prendete 257 432 di greco, quando avete fatto 864 cicli, divento molto del gruppo greco e ritornate a punto di partenza. Ok? Se invece il rapporto con pi greco è razionale, non tornerete mai sul punto di partenza. Ma questo era un po' fuori della portata, mi accontentavo che era già molto, che lo studente dicesse dentro e fuori, però la risposta precisa è quella, quindi sulla circonferenza unitaria occorre che non ci sia rapporto razionale con il greco dell'angolo. Ok, altri esercizi? Prego. Allora, andiamo a vedere 13 giugno 2008. Quale? Numero 3. Allora, vi piacciono da matti che non ne avete bisogno? Allora, si considerano le seguenti primitive di massive passing semisincrono. Bello. SSS send, no, SSS send, semi-synchronous send. Destinatario messaggi T-out. Invia il messaggio al destinatario destin, mentre viene sospeso in attesa della ricezione del timeout T-out. Nel caso dell'invio avvenuto con successo ritorna a 0, in caso del timeout ritorna a 1, il destinatario non riceve il messaggio. SS receive riceve il messaggio dal mittente SRD. SRD può essere meno 1 per ricevere da chiunque. Ok. È possibile implementare le primitive SSL e SS receive basandosi solo su primitive completamente asincrone? Allora, la nota, pensate se non ci fosse la nota, se non ci fosse la nota sarebbe totalmente no, perché non si può, perché una volta che uno, quindi partiamo da quelle sincrone, completamente sincrone, quando voi mandate un messaggio vi bloccate in attesa che il messaggio venga ricevuto. O meglio, se il processo server
senza processo server. Perché se non avete processo server, se mandate, non potete mandare chiunque, dovete mandare a qualcuno, quindi dovete mandare il destinatario. Se vi bloccate fino a quando quello non riceve, non avete modo di avere il tenato. Ok? Quindi si potrebbe forse fare con il processo server, come il processo server prende da tutti, e se quindi il destinatario manda il processo server, cioè il confronto per ricevere, il processo mittente manda al processo server, che è sempre pronto, non si blocca, si blocca solo per ricevere ulteriori richieste, e manda solo se sa che il ricevente è pronto a ricevere. Quindi chi deve mandare, pensiamo al protocollo, così vediamo i vari casi. Se avessimo portato su serra, si farebbe. Non è l'esercizio, serve per far vedere altri casi. Non è l'esercizio. Se si potesse fare su serra, cosa si potrebbe fare? Perché qui il SS serve. Manderete anche totalmente sincrono al server l'indicazione: voglio mandare a per sospendersi per un tempo specificato. Il processo che fa la SS send non deve fare attesa attiva. Qui non dice che non si può usare server, quello può essere un modo. Il processo è lui può essere può accedere alla comunità di scusa? Noi parliamo di processi che possono accedere in natura ai propri sistemi. Si intendono i due processi che chiamano SSSN e SSSN o tutti i processi dell'implementazione? Tutti i processi! Allora come fanno ad accedere a delle primitive per sospendersi? Non voglio sapere questo. Se tutti
No, dice il professor fa la SSL, non deve fare la chiesa attiva. Ma quello, quello non è il professor che fa la SSL. Ma quella è una cosa, perché quando non fare la chiesa attiva sto dicendo che sono SSL, senza fare l'interrogare le mani, insomma. Ma come fai a fare? Allora, posso che serve che si mette su una receiver? Non serve che si mette su una receiver, non può fare altro fino a quando non è un messaggio. Ok? Quindi non puoi fare la chiesa attiva nel server, è quello che devi mettere nel server altro. Perché se fai la chiesa attiva, se fai il receiver, se fai un link, puoi fare altre cose. Se fai un altro processo, cioè, che fa la chiesa attiva per te, quindi fa la chiesa attiva quando arriva ad avere il kit del clock, manda un messaggio. Quello non fa mai. Quello non fa mai sì, fa solo del set al set. Perché questa cosa non lo può fare il sender di mandare il chiamato? Siccome è completamente sincrono il meccanismo, anche il sender quando fa send non si blocca. Il fatto che ci sia un timeout non vuole dire lo mando tra 10 minuti, vuol dire lo mando, sento 10 minuti nessuno lo riceve, esco. Quindi non è che debba aspettare 10 minuti per mandare, deve tentare tra 10 minuti di mandare. Quindi come si fa? Magari non lo vedo, magari è possibile, ma non mi... Se io provo a spedire direttamente al destinatario, è la fine, perché mi blocco fino a quando il destinatario non mi sblocca. Da quel punto ci passano 20 minuti e alla fine posso dire, loro, guarda, mi piace 20 minuti, ho detto, ma se riesco ad aspettarmi solo 10, qual è il modo per farlo aspettare solo 10? Io non lo vedo. Ok? Quindi secondo me l'unica risposta possibile è questa qua, con un server, anzi si può andare per esclusione, perché il mittente, siccome è completamente sincrono, se è completamente sincrono, il mittente come detto non si può fermare ad aspettare, non può fare la testa. Il destinatario potremmo provare a mettere la logica sul destinatario, ma come? Perché nel momento in cui provo a fare la ricezione mi blocco e quindi non ho possibilità di far controllare se ci sono dei timeout. Direi che questa è l'unica soluzione possibile. Poniamo di avere queste primitive, vabbè, bisognava scrivere il codice, nel codice c'è uno dei soliti server che prende e guarda se era prima la domanda o la risposta, abbiamo fatto tanti passaggi di questo tipo. È possibile implementare le primitive completamente asincrone, send e receive, basandole su SS send e SS receive? Sì o no? E come si fa? Per il timeout è 0. No, io direi che se è 0 non esce subito perché male. Provami a mandare questo messaggio in tempo 0. Ma come ho fatto? Ho preso lo creato un attimo male. No, pongo 10 secondi
non riesco a mandare, ci provi, ci provi, ci provi, ma fa male, a questo punto diventa completamente asincrono. C'era un'altra domanda, quindi la seconda in realtà era semplice ed era indipendente dalla prima, non è possibile implementare la sleep che sospende un processo per n secondi basandosi sulla source, sulle primitive? È possibile fare una sleep? No, cosa? Proprio vuoto. Sì, mettiamo che dovremmo avere che ricevente, però deve essere sicuro che l'altro abbiamo mandato il messaggio, in modo che quando facciamo la receive. Qualcuno qua ha qualche idea? Se mettiamo praticamente siamo sicuri che non riceverà mai un messaggio. Abbiamo un ricevente che siamo sicuri che non riceverà mai un messaggio? Noi stessi. Ciao, mandiamo un messaggio, stiamo scrivendo come facciamo a ricevere e diciamo, se non riesco a mandare a me stesso un messaggio e poi dire se si copre, è a quel punto per forza che il dato si risponde. Ok? Va bene. Altre esercizi? Avanti, prossimo. È sempre un altro esercizio sulle test in set. Questo è il 2 febbraio 2010. Allora, andiamo a cercare di chiarire che cosa fanno queste funzioni. A maggiore maggiore quale B? B maggiore maggiore quale ad A? Quindi A che vediamo così che forse è chiaro. Questo è un po' caronetto. E fa lo shift a destra. E prende P come parametro per spostare A. E poi A come numero di bit da spostare qui. Allora, proviamo a pensare.
Ah, un seminario. Due. Mi. Uno. Cosa viene come a prima di primo, cioè a in uscita? A uguale A shift shift B. Quindi A vale 1 perché A si sta in una posizione e B uguale B shift shift A, quindi B la scelta di una posizione viene 0. A questo punto continuiamo 1 1 viene 0 e 0. Così non è molto simpatico perché se l'idea è di prendere, dopo continuiamo così e otteniamo sempre B che vale 0 e non ci facciamo nulla. Allora proviamo a vedere cosa succede se A valesse 4. Se A valesse 4, A primo vale 2, beh, è ancora peggio. Spostiamo di due posizioni a destra e è ancora più 0. No, non mi piace. Allora proviamo a invertire la cosa. A mi vale 2, quindi A primo è uguale ad A 0, B è uguale a B shift shift A, quindi B primo rimane 0. Se ora facciamo 0 1 0 ora aiutare, guardate se non sta in fondo 0 e rimane 10. Non è questa volta, abbiamo che rimangono, non ho un valore, non ho nulla che mi possa tirare fuori il valore. Anche se qui vedo 1 è diventato 0, ah che bello, potremmo usarlo come globale. Io faccio 2, 2, non ottengo niente, però io ho questo fattore qua che è qua. Quando qui metto 0, se B vale 0, proviamo con 1, 10, 1, 0, 1. Non è fatto molto. Se faccio 10, 0, però no, lei diceva di aver trovato una per fu no, per bar, per bar l'ha trovato, no, ho trovato che non si può, per fu non ci avevo capito molto. Bisogna andare a trovare, è abbastanza impugnante, è abbastanza tosto. No, non ho capito perché la combinazione 1 che con A uguale 1 B 1 0 non andava. Allora ripassiamolo. Cosa fa uno shiftato a destra di due posizioni? Da 0 e uno 0 shiftato a destra di due posizioni, uno 0 spostato a destra di 0 posizioni rimane. Allora mi dice questo cambia di valore
questo lo pensiamo come globale, andiamo a vedere di usare questa come locale. La volta successiva che io vado a, a implementarla, ottengo 0, qui torna a mettere la locale, quindi 0 spostato ad essere in posizione di zero, ok, rimane, ma il problema è che sia che la critica stack fosse libera, sia che la critica stack fosse occupata, sulla locale ho lo stesso valore. E quindi non è che mi ottenga grandi cose. Come l'identità non serve né come locale né come globale, se, perché la regola è che devo cambiare la globale sempre e avere questo può funzionare dopo come stato stabile, ma non prima. Dobbiamo trovare la maniera di passare dallo stato stabile allo stato stabile, ok? Facciamo che ci pensiamo a casa e giovedì, per non farvi perdere tempo adesso a fare conti tentativi o cose. Sì. Provare uno e provare un disco. Lo provo volentieri, ma che cosa cambia? Cioè, il problema è se il secondo è maggiore del logaritmo del primo, va a zero. Perché? Perché se uno ha un numero di n cifre e fa una shift a destra maggiore o uguale a n, va a zero. Quindi pari dispari non è che cambi molto, perché il problema è se questo numero ha n cifre, 1, 0 e così sono n, e qui mette n, shift di n posizione diventa zero. Ok, ripenso alla soluzione di questo esercizio, ve lo faccio giovedì. Il secondo invece è più facile, qui si fa la tabella di verità per un bit, però è lo stesso, quindi avete a a primo e primo, quindi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, quindi il primo è XOR 0, 1, 1, 0, il primo è... Così proprio, l'esercizio di se siamo A3 e B2, dovrebbe funzionare. Adesso arrivo da lei, facciamo prima questo. Allora... 0, 1, 0, adesso facciamo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ok? Questa è la tabella di verità di quello, se non ho sbagliato. Il primo è lo XOR tra questi due, il secondo è lo XOR tra questi due. E lei dice che con questo non si riesce a fare? Proviamo. Perché lei dice di no? Perché prendendo A come globale e B come locale, se abbiamo, se mettiamo come valore della intersection libera lo 0, facendo bar di 0,1 otteniamo lo scambio dei risultati, quindi la critical section è occupata e ce ne accorgiamo. Però se l'altro processo
un secondo processo in due bar lo riesce a rinvalidare. Mm-hmm. E quindi questa combinazione non va. D'altro canto, se abbiamo Aura 1 come CS libera, possiamo entrare senza accorgersi. Allora, diciamo come. Cominciamo a escludere. Allora, proviamo a pensare qual è la locale e qual è la globale. La cosa più naturale sembrerebbe dire A è la globale, il cui valore viene copiato in B. Questo potrebbe apparire naturale, però dobbiamo poi verificare il resto. A viene spostato in B. Quindi, in questo modo potremo guardare se la variabile locale, se la variabile locale è 0 o 1, quello che è il valore della variabile globale. Qualsiasi abbiamo usato come convenzione, lo rileggiamo. Ok, però a questo punto dobbiamo vedere qual è il valore della variabile d'ingresso. Se abbiamo scelto il valore della, diciamola così, il valore della variabile d'ingresso coerente con il valore della critical section libera, quindi 0,0 se consideriamo la critical section libera 0 o 1,1,1 se consideriamo 1, noi abbiamo la in uscita la prima volta 0, ma la seconda applicazione si inverte e quindi abbiamo il caso di prima di meno 1. Sia che abbiamo scelto 0 come variabile per dire libera e 0 come valore globale, come valore locale iniziale, e 1 e 1. Adesso guardiamo se abbiamo, prendiamo il valore opposto, cioè 0 come valore di critical section libera e 1 come locale. Diventa, no, 0 e 0 non funzionerebbe neanche perché rimarrebbe 0. Quindi lo dobbiamo prendere diverso, 1 e 0 cambia valore, ma a quel punto, se è 1 e 0, non mi quadra niente. Allora, vi ho detto che sono più allucinato di voi adesso. Allora, vediamo. Se abbiamo come valore di ingresso 1, dobbiamo vedere sia che critical section libera 0 e valore iniziale 0 non possiamo, dobbiamo prendere 1 perché sennò non ci cambia la variabile globale, ok? Quindi 0 1 diventa 1 0, facciamo 1 1 torna 0 e non si può. Viceversa, l'altra scelta che possiamo prendere è prendere la variabile libera 1 e iniziale, o meglio globale libera 1, e iniziare a questo punto, se partiamo anche un 1, dobbiamo cambiare il valore, dobbiamo prendere il 0. Quindi giustamente inizialmente la variabile diventa 0, ma a questo punto la seconda applicazione 0 valore iniziale 1 1, dobbiamo prendere, se la libera è 1, per fargli cambiare valore dobbiamo mettere 1, e a questo punto dobbiamo mettere 1 ancora. Quindi abbiamo 0 1 torna 1 e che non si può. Dobbiamo vedere se usiamo come globale B, perché dobbiamo escludere anche questo. Allora, se B è globale, ancora una volta abbiamo il problema che deve cambiare valore. Quindi B è globale, poniamo globale B. Globale B globale
poniamo che sia zero il valore. A questo punto, per se P è globale è zero, dobbiamo mettere 1 per cambiare il valore. Quindi A vale 1, quindi in realtà è 1, 0 e va a 1, 1. Quindi stavolta la globale P vale 1, 1, 1, 1 è 0, 1. E il P globale rimane 1 e a primo è cambiato, vediamo se ho fatto bene, 1, 0, 1, 0 diventa 1, 1, 1, 1 diventa 0, 1, quindi P la globale rimarrebbe 1 e A. E allora perché questo non funziona? Andiamo a vedere quanto lo sta. A questo punto B rimane 1, A continua ad avere e continua a fare 1, quindi leggendo A io leggerei la variabile locale. Proviamo a vedere se va. Questo vorrebbe dire, se funzionasse, che global P uguale 0 più bar G L è uguale a 1. Quindi no, la globale è B, quindi sarebbe L P Y e entrerebbe quello che trova A uguale 1, A diverso da 1. Allora, rifacciamo quello del 9 verso A, abbiamo tagliato i conti. Inizialmente G vale 0, quindi il primo che arriva chiama AB 1, 0. 1, 0. A primo, B primo, 1, 1. Quindi il primo trova che è 1, entra e va. Ok? Arriviamo al secondo. Il secondo A, la locale, vale 1. B, la globale, vale 1. E per la nostra regola, A vale 0 e B vale 1. Ok? Quindi a questo punto questo non entra, però la globale è rimasta con il valore cambiato. E allora, contrariamente a quello che credevamo inizialmente, si fa. Ok? Vi piace la soluzione? Vi torna anche a voi? A me pare che funzioni. 1, 1, perché tutti gli altri, la locale inizialmente viene messa a 1 prima di chiamare la bar, tanto è locale. La globale è quella che non cambiamo noi, quindi essendo la critical section occupata rimane 1 e vedo che è 0. Il primo che mette la globale a 0 causa nella prima esecuzione della bar successiva che la A diventi 1 grazie a questa riga del nostro. Ok? Quindi questa volta questa tradiva le apparenze. Altri esercizi, questo me lo segno da fare per giovedì, anzi me lo scriva. Chi è che l'aveva chiesto questo? Me l'avevo chiesto. Sì, me lo scrive, che di ricordarmi di... Scrive, scrive. Mail. Ok, sì. Cosa? Ah, sì. Lei mi diceva la fu... La sua proposta di valore era? A, 3 e B, 2. 2, quindi 1, 1, 1, 0? Sì. Allora come viene a primo? A, 4. Perché?
perché se facciamo 4 al primo passaggio uno shift. No, scusi, 1 1 shift 1 0 quanto fa? No, il valore 4, A 4, scusi, A il valore 4. No, al primo passaggio da A 1 e B. Quindi A primo vale 1 e B vale 1. Vabbè, sì. Più più 1. Al secondo passaggio avremo sempre A 0 e B 1, perché va sempre così. Poi. Sì, funziona. Quindi a questo punto qui la A è la globale, 1 che viene 0 e il primo 1 0 shift 0 a 1 0 si corretto, e a questo punto qui è 0 1 0 0 1 0. Ok, questo funziona. Allora global int g uguale 4, tu l uguale 2, q a è la globale, quindi g l while la nostra locale è questa, e quindi while L, quindi continua a ciclare se L è 2, quindi non mi scriva più. Ok, quello sì, prendendo 4 c'è 2 o 1. 2 shift 1 fa 1, a questo punto la globale vale 1, shift 2 è 0, quindi in realtà è una sorta di macchina fatta così, ma consideriamo questo come stato occupato. Abbiamo modo di guardare dal valore di vettore che siamo in uno di questi due stati. Qualcuno mi chiedeva il primo in alto? Sì. Ah ah ah. Questo l'abbiamo, ne abbiamo fatto assieme. E comunque questo che cosa vuole? Monitor. Monitor. E abbiamo processi che è capace di stampare solo A, B, C, e solo a lettera. Questi processi si devono sincronizzare in modo che ognuno vada avanti quando è il suo turno. Allora, facciamo una bella cosa per comodità. Fare un vettore, ok?
quindi mettiamo un vettore set sequenza const int sec che è ok, praticamente è un vettore su questo segno 0, 1, 3, 4, però non c'è da leggere. Qual è un processo? Ad esempio all'inizio tutti i processi arrivano alla spicciolata, siamo all'inizio dell'esecuzione, tutti chiamano init. Solo apre e passare. Ma siamo sicuri che solo apre e passare? Se apre è passato e arriva trappellato di ma è già passato, lì deve pensarci lui perché ha già stampato. Allora qual è la logica? Quando è che il processo può andare avanti? Abbiamo ci mettiamo un indice e scorriamo il vettore, quindi mettiamo permettetemi il conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, ok? Quindi diverso da x, se la sequenza in questo momento non dice che devo andare qui avanti io, cosa devo fare? Ok, tu print di x.work, quindi se volete tutti come int devono fare questa cosa qua. Dopo vi spiego perché non c'è scritto int. E in uscita cosa devono fare? Hanno già stampato. In uscita la cosa è count uguale count più 1
modulo frem, avanti il prossimo. Io ho stampato, sono la A, ho stampato, e adesso posso dire la B può andare avanti. E a questo punto cosa faccio? Dovrei fare print di sec count punto sigma. Ok, sec count mi dice chi è il prossimo che deve scattare, perché sono andato successivo là, quindi ero nella posizione 0 di questo, ho portato K1, sec count si chiama B, e quindi posso dire ok print B punto sigma. Quindi se B era all'inizio e a questo punto che cosa devo fare? Ah, io devo mettermi ad aspettare, ma a questo punto devo mettermi ad aspettare. Potrei in realtà qui ripeto questo codice qua, perché c'è una piccola particolarità che può sfuggirmi. Abracadabra, abracadabra. Quindi quando avete finito e siete arrivati qua, come dice, avanti il prossimo, gli manda la sigla, ma non penso, perché dal prossimo sono proprio io. Ok? E allora qua dice, se però la sequenza sono io, ok, non faccio io. Quindi conviene questo chiamarlo, chiamare la funzione next di x, quindi init di x chiama next di x, e questa è la sincro di x, chiama questo più next di x, così risparmiamo il codice e lo scriviamo una volta sola. Ok, proviamo a vedere se quadra. Arrivi il primo, poniamo che arrivi a e dice non tocca a me, perché inizialmente count qui non ho scritto, ma è una variabile globale, è chiaro, vale 0. Inizialmente count vale 0 e quindi sec count vale A, sarebbe la prima di abracadabra. È arrivato R, R si blocca su ok to print suo. Poniamo che adesso arrivi A, A dice a capo tocca a me, quindi va e A continua la sua esecuzione, fa il progress, prima o poi stamperà A, dopo che, mentre A è lì che sta pensando di stampare, può arrivare la D, la D trova che non è ancora il suo momento e si blocca, la A finisce di stampare e chiama la sincro, dice ok count da 0 a 1, mando la signal a B. B non c'è ancora, questa signal va perduta. Ok? Chiama next, dice sono là, second count in questo momento è B, quindi è diverso da me, mi metto in attesa. Quindi abbiamo B fermo, abbiamo D e R fermi, arriva la B. La B arriva e dice ah, tocca proprio a me, e quindi non si ferma qua e va oltre. Quando la B ha stampato incrementa di 1, quindi va a 3 e chiama la R,
abracadabra. Quindi ok to print r.sigma, ma è lì ad aspettarla, quindi parte subito. A questo punto la P dice, però il prossimo non ero io perché era la R, e mi fermo. Ok, e così via. Quando arriva la A finale, che è il punto critico, la A finale K1 modulo è 11, è 10, quindi arriva 11, 0, manda una bella signal a se stesso, che viene perduto, ma lo sapevamo. Uno potrebbe anche mettersi un if, ma non serve a niente. A questo punto dice, se il prossimo in sequenza è diverso da me, ma no, sono proprio io, allora passa direttamente dal sincro e continua. Ok? Bene, sono le 10:30 e oggi e anche oggi sto a scappi lunari, no? Mi ho altro da fare. Sì. Lo facciamo adesso, 5 ci sono, quindi lo facciamo così. Perché l'esercizio era sul monitor, dove chiedeva di fare una presentazione di un fatto, ho usato anche la stessa volta l'essenza intera del monitor, perché ho usato le connessioni svegliando un altro processo che si fosse svegliare all'interno di quella connessione. Cioè ho fatto che un processo che è entrato nel monitor può svegliare un altro. Allora, allora, rispondo come metodo sulla tua parte. Era il monitor che doveva fare una spinta lì per vedere che tipo. Quello che non si può fare è inventare delle condizioni che non siano quelle standard, come quando metto un linguaggio di programmazione, non è così, e adesso l'if decido io che fa il while perché io lo dico io, fa l'if, ok? E così le condizioni fanno quello che devo fare, le condizioni mi risvegliano file, mi risvegliano 1, mi consegnano il 3 in modalità 2. Non potete inventare delle strutture fantasiose del tipo mi invento questa funzione che mi dice qual è il terzo elemento nella coda della condizione. Non esiste, non è così come voi la volete miracolosamente salta fuori. Ok? Quindi dovete usare quello che avete a disposizione per fare quello che volete. Sì. Allora, il fatto che possiate fare una struttura data di condition non è barato. Voi le condition potete creare quanto volete, voi potete fare la locazione di variabili e poi potete creare una copia, una lista, un altro ordinario di ricerca. Sono variabili, quello non è barare. Barare è dire questa è la condizione, però io ho condition C, poi ho oltre C.sigma, C.wave, ho la C.split che mi prende metà del processo e ne metto l'altro, metà del processo e ne metto l'altro. Non c'è la C.split, non puoi mettere. Anzi, dopo la condition vi fa C.split. Ma meno, leggi italiano. Ok? Perché io ho trovato, cioè pensando in seguito, avevo fatto una porcheria, ho usato un altro metodo, cioè ho messo tutti i processi e ho messo in aspetto in modo che venisse un ordine vivo e poi ho risvegliato tutti quanti le signal fino a che non trovassi il bit che era vicino allo stack e poi li addormentando tutti quanti. State attenti perché facendo questa cosa potete alla fine trovarvi che girate la coda, perché se li svegliate tutti e li addormentate tutti possono non essere più in ordine, scambiarli l'ordine quando li tornate ad addormentare. Okay.
dovrebbe stare io ho fatto una nuova versione la la soluzione con uno set è più pesante da implementare, ma è quella che vi garantisce da che sono se vuoi non lo stack, poi non lo stack. Il fatto di me che sia leggero fuori con le metodologie di case di interazione che lo so. Io facevo fuori con il mio cioè se lavorava poi si togliva la scala e poi che veniva in cascata che avevo risvegliato tutto facciamo per ciò che mattina non viene a fare parliamo. Il mentiva, no, il prototipo a giugno, siamo il prototipo a giugno, quindi non sei loro. Non è sicuro. Sempre meno. Già qualcosa. È già qualcosa, però io non mi capisco ogni tanto come impressione che dalle prenotazioni hanno chiaramente visto quella cosa, che se riescono a fare si stanca prima. Sì. Quello che temo è che questo fine mercato a qualcuno, e proprio perché si sono fatti vedere, questo sia praticamente stia tentando di fare le solite manovre, un po' di ricatti, un po' di fusioni per i concorrenti. Che bello! Ce lo prendiamo noi e poi cosa facciamo? Lo mettiamo nel cassetto. Yeah. Perché se no, se vendono quelli, poi non vendono altre cose, allora dobbiamo vendere questo invece che quell'altro. Però stiamo a vedere. Andiamo.